Cominciai nel cinema io che avevo 17 anni, nel 34, 16, 17 anni, come ciacchista. Il lavoro del ciacchista è di battere, ecco, questo qui, ecco il ciacchi, questo qui. Fare questo lavoro qui e battere, ecco, era un mestiere che era affidato a una sola persona. Mario Monicelli è passato da quel ciak per fare molte cose di cinema, da sceneggiatore, aiuto e poi da regista. Finché incontrai Steno e ci mettemmo a fare gli sceneggiatori, a scrivere per film comici, per attori comici, eccetera. E diventammo una coppia molto nota di sceneggiatori di film comici. Insieme a Steno ha praticamente tracciato la strada per quel tipo di film tra il comico e il drammatico, completamente realista, sia con le storie raccontate che con i personaggi. Finché Ponti, per il quale lavoravamo, ci propose di dirigere. Monicelli affronta con quella che può sembrare leggerezza dei temi drammatici, regalandoci I soliti ignoti. E la grande guerra, storia di gente arrivata alla guerra senza capire il perché. Negli anni 70 la commedia diventa amara e Alberto Sordi sarà il protagonista di un capolavoro assoluto, Un borghese piccolo piccolo. Io ho fatto 63 film, non ho mai avuto nessun attore che si nervosisse sul set. Ma l'attore, se si nervosisce sul set, c'è qualcosa che dipende dal regista, per cui lui si nervosisce. E Parenti serpenti, dura critica all'umanità e alla meschinità e a qualcosa che sempre dalla realtà arriva. Lo si incontrava in giro per il quartiere Monti, dove viveva, che faceva la spesa da solo a 92 anni, perché non voleva che qualcuno si occupasse di lui. Voleva fare lui, per quel suo grande amore per la vita. Pluripremiato come sceneggiatore per miglior film, per miglior regia, più di 60 film. Leone d'oro per La grande guerra e Alla carriera. 4 premi a Berlino, 7 David di Donatello, 5 nastri d'argento. Premiato comunque dalla gente che ha visto i suoi film decretandone il successo. Questo voleva Mario, arrivare a tutti, e ha fatto della risata strappata anche con drammaticità la sua bandiera. Una mente e uno spirito libero. Ricordiamo il grandissimo Mario Monicelli con Gina Rovere. Grazie. Attrice che torna qui alla Vita in diretta, di un grande piacere e un grande onore, che ha lavorato con Monicelli. Giancarlo Governi, lo scrittore. Gina, tu eri molto simpatica a Monicelli, sì, avevi un bel rapporto. Perché dice che gli davo allegria. Gli dava allegria. Ero ragazzetta, giovane, spiritosa, simpatica, e poi volevo fare. E lui com'era? Lui era burbero. Quando io parlavo tanto mi guardava e faceva: errore, zitta. Mi capitava lui stava creando, Io volevo parlare, volevo farmi conoscere, capito? Chissà che volevo fare, volevo prendere il mondo, capito? E lui si divertiva, gli stavo simpatica, credo. Poi lui amava molto le attrici. Le amava nel senso artisticamente. Anche, no. Dice: mai fidanzarsi con un'attrice. Mai. Ti metti nei guai. Cioè, sarebbe come se ai nostri tempi i Governi sarebbe un bel motto per molti. Un bel motto, no. Dice, sarebbe, che ne so, come se il fabbro si innamorasse del martello. Certo, di questo, certo. Ecco, però non è giusto, dai. Vostro film preferito. È difficilissima questa scelta, perché l'opera di Monicelli è straordinaria. Però c'è un film preferito? Sì, guarda, io dico un poker d'assi di film. Lui ne ha fatti 50. Però c'è stato un periodo che va dal 58 al 66, 65-66, sono 7-8 anni, che lui ha fatto un vero poker, che sono I soliti ignoti, La grande guerra, ragazzi, I compagni e l'armata Brancaleone. Fantastico. Poi ne farà altri importantissimi, no? Con Alberto Sordi, per ad esempio Il borghese piccolo. Cioè, qualcuno dice che lui ha iniziato la commedia all'italiana con I soliti ignoti e l'ha fatta morire sempre con Un borghese piccolo piccolo. Infatti lì muore anche il personaggio di Sordi. Per me Risate di Gioia è fantastico. Risate di Gioia, anche hai detto? Perché ci ho lavorato. Eccoti qua, allora, Risate di Gioia. Vediamo questa scena, Gina, poi ci spieghi com'è nata. Sì. Con Anna Magnani.
Ma avete scaricato a Piazza dell'Esedro? No, ah, Dordore, nulla sta fatto tanto palloculo, sì, sanno. Ah, accuse? Un bel, dai uno schiaffo e dia che so dei gafoni ignoranti che non finiscono mai. A questo e mo che te metti a fare tutte ste storie? Non devo fa storie, no? Non devo fa storie. Cafoni ignoranti che non siete altro, oh. Ma chi vi conosce a voi, scusate? Ma chi vi ha chiesto niente? È stata sta sciacquetta che mi ha pregato di venire a me. E per tutto ringraziamento mi mollate per la strada a me? Ah, oh. A cosa? Guarda che sciacquetta, ci sarai te. A cavallo, pisa che t'ha fatto! Ti caschi se trova il petrolio, mica! Tira fuori il porta sigarette. Ti credessi di fare il furbo con me? Dove l'hai messo? Dove l'hai messo? Non ce l'ho, mi è cascato. Te potrei rompere un braccio, lo sai? Lo so. Lo sai. Lo so, hai? Lo so. E non fare il villano. Capisci la mia situazione delicata? Stavo con una distinta signora. Stammi a sentire. Spizzico 10.000 lire mi dava per quel porta sigarette e tante me ne dai tu. D'accordo. Appena trovo 10.000 lire sarà il mio pensiero d'altro. Va bene. E non spingere. Cammini. Qui, no? Qui sarebbe da alzarsi in piedi per ogni scena, per ogni protagonista. Come quella scena lì, quella lì con Anna Magnani, com'è nata? Quella è una scena che lei mi ha rubato le parole perché... Era d'estate, io stavo raccontando questa cosa a tutti i nostri attori che stavano seduti al tavolo. Siccome era d'estate, io giovane, tutta bella, fanatica, così, andavo in giro tutta scollata. C'erano due muratori seduti per terra che si stavano a mangiare un panino, no? Uno disse a quell'altro, oh, ah, vedi questa? Mangiate la corpane quando te la finisci. Quell'altro gli rispose, sì, vabbè, ma se casca troviamo il petrolio. Cavallora. Allora, la Magnani stava sentendo questo mio racconto, capito, a tutto il tavolo dei ragazzi che stavamo lavorando, no? Lei zitta, mentre dopo siamo andati a lavorare a fare la nostra scena, me l'ha ripetuta pensando, dice, mo la faccio ridere, capito? E non c'è riuscita perché ero talmente presa dalla lotta che stavamo facendo che mi disse a cavallo, guarda che se caschi troviamo il petrolio. Ah, era proprio la battuta che hai detto era prima. Era la battuta di quello che avevo raccontato. Bellissima. No, a proposito di aneddoti, te la devo raccontare questa perché si ricordiamo Monicelli, ma ricordiamo anche l'uomo. Lui... Certo. Era sposato, però si fidanzava anche con altre ragazze. E a un certo giorno arriva a casa una telefonata, non c'erano i telefonini, quindi bisognava telefonare per forza a casa. Telefona una ragazza e cerca Di Mario. E la moglie dice, no, non c'è, è uscito, chi lo vuole? E dice, la fidanzata. Aspetta. Questo qua dice, ah... Bene, senta, qui ci sono 16 camicie da stirare. Vengo qua, facciamo bellissima. Allora, il sodalizio con Steno. No, con Steno è stato lunghissimo, è stata un'amicizia enorme, grande produzione cinematografica, di sceneggiature, di regie, eccetera. Il figlio di Steno, Carlo Vanzina, lo ricorda così. Elisa Silvestrini. Quando ero ragazzo andavo a vedere i film di Monicelli ed ero entusiasta, ero un suo grandissimo fan e mai avrei potuto immaginare o sognare che poi un giorno avrei fatto il suo aiuto. E devo dire che è stata una scuola per me, tutto quello che io conosco del cinema lo devo a lui. L'impatto così traumatico che ebbi con Mario all'inizio è che io andai pieno di voglia, di speranza e invece lui mi trattò malissimo subito, tanto perché ero il figlio di Steno, che era suo amico, e quindi lui non voleva favoritismi, assolutamente. Quindi mi ha fatto fare le cose più dure. Cioè io volevo stare sul set a Carpi, lui mi andava a 40 km dal set a fermare le macchine, oppure andava a scegliere le comparse a 50 km dal set. Diceva sempre, che fate, i registi? Io sono il regista, che fate qui? Muovetevi, fate! Insomma, urlava continuamente. Però poi dopo, conoscendolo, poi questa sua scorza burbera, questa immagine che voleva dare, e invece non era così perché era un uomo dolcissimo, soprattutto era un grande artista molto intelligente. Poi ho saputo della notizia di quello che era successo, sono rimasto veramente sotto shock, perché evidentemente quella sera quando è andato in ospedale gli hanno raccontato che forse non poteva più essere autosufficiente, ha avuto un'impennata, ha avuto qualche cosa. Abbiamo perso un grandissimo uomo che ha fatto dei capolavori. Tra i capolavori che io vorrei mettere, a parte Guardi e ladri, che ha firmato con mio padre, che forse è il primo film della commedia italiana con Totò e Fabrizi, ma il vero boom avvenne con I soliti ignoti, che è un film candidato all'Oscar,
famosissimo, ricopiato anche da noi molte volte, sempre è il faro che illumina un po' tutti i film di commedia. E poi fece quella cosa meravigliosa che dalla commedia vivrò al dramma con La Grande Guerra, che è un altro film straordinario, così come Armata Brancalone, al quale ho partecipato con questo linguaggio, questo Gassman meraviglioso, poi Il Marchese del Grillo, speriamo che sia femmina, insomma, ha fatto veramente La Grande Guerra. Forse io lo metto, forse come il più grande regista italiano di tutti i tempi. Non è venuta voglia anche a voi di vedere subito un frammento dei Soliti Ignoti? Sì, voglia, vediamo, e c'è Gina Rovere. Vediamo. Guardate quest'altro pertuso. Sega tedesca Volkmut a mano. Con un po' di buona volontà ci si può stare dentro nelle 3 ore. Ce l'avete voi 3 ore disponibili? Beh, stanotte stabiliamo i turni di vigilanza per studiare i movimenti del palazzo, i negozi, gli orari, tutto scientifico. Però 3 ore pulite ci dovrebbero essere. E adesso procediamo all'applicazione in corpore vili. Tu, piglia il buccichetto dell'olio e lubrifica, che la lubrificazione deve essere continua e ininterrotta. Ah, io in questi affari tecnici non ci vorrei... Dante Cruciani! Sti ragazzacci, ma se ne acchiappo qualcuno lo gonfio. Sei pronto? Dai. Siamo pronti? 5:35. Sì, vabbè, ce lo. E allora di lato, Papà, c'è stato il brigadiere! Oddio, sono rovinato! Nascondi la cassaforte! Che ricordo hai, Gina? Ho un ricordo bellissimo. Il principe era un principe veramente, nei suoi gesti, nelle sue parole. E ti rubo solo 2 minuti, guarda. Un giorno io stavo seduta lì per terra, lui si avvicinò e disse: Rovere, ti voglio far sentire una cosa e poi mi dirai la tua opinione. Va bene, principe? Il principe diceva: per carità. Si avvicinò e fece: stucore analfabeta, tuo si portata a scuola e gli ha imparato a scrivere. E s'è imparato a scrivere e s'è imparato a leggere una parola sola, amore e niente più. Io feci così: che te ne pare, Rovere? Principe, che io devo dire? Io sto senza parole, però guardi che faccio. No, anche noi. Che dolcezza questo. Per tornare, non sapevo più che dire. Per tornare a Monicelli. E continuo anche altro pezzo, ma non lo faccio. Per tornare a Monicelli, lui aveva una straordinaria capacità di trovare agli attori comici come Alberto Sordi la vena drammatica. E agli attori drammatici, nati drammatici come Vittorio Gassman, la vena comica. E ad una grande attrice che aveva iniziato la sua carriera con Antonioni e faceva dei film drammatici, no? La Vitti. Monica Vitti, lei l'ha fatta diventare la grande comica italiana. Sì, vero. Di questo con saper trovare le vene magari che non ti aspetti. Con il film La ragazza con la pistola. Senti, Governi. Si dice che la commedia in particolare abbia un po' raccontato l'Italia, forse più di tanti film impegnati, no? Certo. Ecco. Tra l'altro Monicelli aveva questo cinismo, questo, e infilava qua e là delle battute che poi raccontavano il paese, no? Sì, naturale, no? Ma sicuramente la peculiarità della commedia all'italiana, come il teatro all'italiana, all'antica italiana, eccetera. Quindi non è un errore di grammatica, di lingua, questo, la commedia all'italiana, alla maniera italiana vuol dire, è che proprio è legata strettamente al suo tempo e racconta i fatti e i personaggi salienti del suo tempo. Sì. Ecco, per esempio, il film Guardie e ladri con Totò e Fabrizi, lui ha un grande merito, lui ed ovviamente anche Steno, perché lavoravano insieme allora, è quello di aver fatto togliere a Totò la cosa, la divisa da comico, e a farlo vestire come un uomo del suo tempo. E da allora lui non si rimetterà più la divisa da comico. La maschera, c'è uno scrittore che ha scritto un libro bellissimo, che l'ha intitolato
la maschera tradita, ma non l'ha tradita, secondo me ha fatto bene a tradire quella maschera che apparteneva più al teatro, al cinema delle origini, ma al cinema del nostro tempo, lì Totò contribuito all'evoluzione, e oggi di Totò non ricordiamo Totò. Quel Totò, certo, lì certo. Anche allora, la cappona, a un certo punto, ricordi? Anche la cappona. La cappona, ero io. Tra l'altro lo sai che questa attrice ha vinto il premio come migliore attrice italiana, data da una giuria di giornalisti presieduta da Pierpaolo Pasolini. Giuro che è vero. Grazie. Ho fatto bene a ricordarlo. A un certo punto Monicelli tira fuori un film totalmente rivoluzionario che prima è citato, Brancaleone. Eccolo qui. Stupendo. Ricordate Tommaso, l'apostolo incredulo. Ricordiamo e passiamo. Avanti, codardi! Tu, Abacuc, tu che sei di poco peso, vai lo primo, vai! Fida! Avanti, infila longobarda! Passa, Vittorio! Che la mano di Dio ci regge! Vai, Teofilatto, ricordate Tommaso! Essi non ricordano Tommaso, Seguitemi! Trapassa, Orsù! E non temete! Abbiate fede nello cavalcone! Sono qui io con voi! Innante! Cantare! Lungo lo cammino come la meta! Grande! Uomo di poca fede! Vienci, pecoro! Questo è un film molto particolare, no? Questo... Qui hanno inventato una lingua, Hanno inventato il medievalese, cos'è? Sì, il medievalese è una lingua derivata dal latino, dal volgare, no? Cognosci lo nobile cavaliere Brancaleone da Norcia, e quello risponde, mai coverto. Grazie Giancarlo Governi. Grazie davvero a Gina Rover, che portava anche bene, no? Portava anche bene a Mario Monicelli, così diceva lui. E voglio fare un saluto al grande capo. Un saluto a Mario Monicelli, grande. Grande. Finiamo con queste grazie, parole. Marco. Non potrei finire così. Grazie. Con lo spazio dedicato.